Salve a tutti. Il video di oggi, per la rubrica Random Gameplay, non sarà la solita recensione o tutorial. Il gioco di cui parlerò si chiama Spicy Salve. Userò questo piccolo titolo indie sia per parlare di No Man's Sky, sia per fare alcune interessanti considerazioni sulla generazione procedurale stessa nel gaming che mi sono venute in mente giocando a questo piccolo gioco. Per quei pochi che non ne avessero mai sentito parlare, No Man's Sky è un gioco sandbox in cui tutto l'universo di gioco è generato proceduralmente. Voi mi direte, e che cos'ha di così innovativo, a parte essere AAA dato che lo sviluppa la Sony? Beh, nei vari giochi sandbox finora usciti, primo fra tutti Minecraft, la generazione procedurale è impiegata soltanto per generare le alture del mondo di gioco ed alcune strutture naturali molto semplici da creare con la matematica come gli alberi, mentre cose più complesse da generare, come l'aspetto dei mob o le costruzioni artificiali dei villaggi NPC, in realtà sono state disegnate a mano dagli sviluppatori ed il motore di gioco non fa altro che posizionarli come tali nel mondo in modo casuale. Beh, No Man's Sky riscrive completamente questo aspetto dei giochi sandbox, generando tutti i suoi contenuti proceduralmente. Contenuti che vanno dal paesaggio, alla musica stessa del gioco, fino agli animali che popolano il pianeta e alle navicelle spaziali. Non c'è di fatto un solo elemento del gioco creato da una mano umana. In tutta sincerità, sono molto curioso di vedere come questa impresa davvero titanica si è conclusa tra qualche giorno. E non mi sorprende assolutamente che lo sviluppo di un titolo simile sia durato molti anni, abbia richiesto parecchi rinvii nel suo rilascio per gli intoppi che saranno saltati fuori nello sviluppo, e non abbia una grafica proprio di ultima generazione. Come avevo già detto nella recensione di Hellgate London, generare strutture create dall'uomo proceduralmente, come ad esempio le case, è cosa quasi impossibile visto che queste strutture non si possono descrivere con funzioni matematiche. Ma la stessa cosa vale anche per gli animali. Cosa mi assicura ad esempio che una creatura creata miscelando un corpo, una testa e quattro arti a caso sia in grado anche solo di camminare correttamente? Gli sviluppatori di No Man's Sky hanno detto che, per risolvere questi problemi, hanno sviluppato algoritmi e funzioni estremamente complessi. Ma un'altra possibile soluzione la possiamo vedere nel giochino che vi sto proponendo ora. Gli animali che vedete ora a schermo infatti sono tutti generati proceduralmente, eppure camminano, mangiano, predano le loro prede, si accoppiano, insomma fanno tutto quello che farebbe un animale vero, seppur in modo estremamente semplificato. Vediamo ora in dettaglio il gioco di oggi. Per giocarci è sufficiente scompattare lo zip disponibile gratuitamente nel sito dello sviluppatore, che trovate in descrizione. Ricordatevi di installare anche il pacchetto di Windows aggiuntivo che trovate assieme al gioco nella pagina del download, o il gioco non funzionerà. Una volta fatto partire il programma, vi ritroverete in questo menu. La figura che vedete stilizzata sullo sfondo è l'albero circolare che racchiude tutte le specie viventi presenti sulla Terra. Vedremo un grafico simile anche in gioco. Iniziando una nuova partita è possibile decidere le caratteristiche degli animali generati e del mondo di gioco. Nel primo riquadro si può scegliere con quanti animali partire e come generare queste prime specie di partenza. È possibile infatti iniziare con animali casuali, con l'animale più semplice possibile, cioè un vermetto con solo testa e corpo, oppure importare un animale già creato da voi. Il riquadro subito sotto per voi è sicuramente familiare. Qui infatti, come in altri giochi, si decidono le regole con cui generare il mondo di gioco. Si inizia ovviamente scegliendo il tipo di mondo da generare ed il seme. Usando lo stesso seme e lo stesso algoritmo è possibile creare sempre lo stesso mondo di gioco, come abbiamo già visto per gli altri titoli di questa rubrica che lo utilizzano. Oltre alla mappa vera e propria così ottenuta, il gioco genera altre due mappe non immediatamente visibili. Quella della temperatura ambientale e quella della fertilità del terreno. La prima ovviamente condizionerà l'abitabilità della mappa per gli organismi più o meno resistenti al freddo così come al caldo, mentre l'altra ha influenza diretta sulla disponibilità locale di cibo per gli erbivori e gli onnivori. Queste variabili possono essere distribuite uniformemente, a caso, oppure in funzione di altitudine, latitudine e longitudine del mondo stesso.
È poi possibile stabilire la ripidità del terreno e la posizione dell'asilo nido. Vedremo dopo a cosa serve questa struttura. Numerose altre variabili sono disponibili nei riquadri più a destra relative alla simulazione, al mondo e agli animali, ma non mi ci addentro troppo visto che sono estremamente specifiche. Ora ho avviato la partita. In questo momento il mondo generato con le regole da me decise è stato popolato da 250 animali generati e piazzati nella mappa in modo del tutto casuale. Vedremo cosa succederà col passare del tempo. Cliccando su ogni animale è possibile vedere il nome della specie, anch'esso casuale, i punti vita e le barre che indicano la fame, la rabbia, la voglia di accoppiarsi, la sonnolenza, la fatica e la tolleranza alla temperatura ambientale. Ogni animale, che ha caratteristiche differenti anche per questi parametri, cercherà di sopravvivere compiendo azioni che portano a ridurre i rischi dati da queste variabili, primo fra tutti il non morire di fame. Dal menu a destra è anche possibile scegliere il tipo di telecamera. Usando l'opzione RTS ci si potrà muovere liberamente, mentre con l'opzione FPS si potrà camminare o correre rimanendo però attaccati al terreno ed utilizzando i tasti di movimento tipici degli sparatutto in prima persona. Sempre dal menu a destra è possibile agire sull'ecosistema simulato, influenzando direttamente in game la temperatura, la fertilità ed il livello delle acque. È inoltre possibile piazzare delle recinzioni per impedire il flusso di animali in determinate zone della mappa. Ora andiamo a vedere cos'è successo alle specie create ad inizio partita. Questo che vedete ora è l'albero della vita di questo mondo di gioco. Molto meno complesso di quello che c'è nel menu principale, in questo grafico sono elencate le specie ancestrali, cioè quelle create ad inizio partita, e le specie che da queste discendono. I tratti in bianco sono specie ancora viventi, quelle in blu che terminano con una X sono invece estinte. Potete notare come la maggior parte delle specie ancestrali si sono estinte e come presto anche molte di quelle ancora in vita faranno la stessa fine. Questo è accaduto perché i primi animali della partita, essendo creati in modo del tutto casuale, spesso e volentieri non sono adatti alla sopravvivenza. Magari ad esempio non riescono a camminare e quindi a raggiungere il cibo di cui si nutrono. Oppure hanno un metabolismo troppo inefficiente o non adatto alla temperatura dell'ambiente in cui si trovano. Alcune di queste invece, essendo sostanzialmente per caso, nel posto giusto al momento giusto, ed avendo delle caratteristiche tali da permettergli di sopravvivere e riprodursi, continuano ad aumentare di numero nel tempo invece che sparire. Questo principio, chiamato selezione naturale, è la base della teoria di Darwin dell'evoluzione. Sostanzialmente, un animale, una pianta o anche l'essere umano, in milioni di anni hanno preso l'aspetto che hanno ora perché quell'aspetto è il più adatto alla sopravvivenza nell'ambiente in cui si trovano. Aspetto che però inizialmente lo ha deciso solo la sorte. In pratica, gli individui che sono stati sfigati nell'avere determinate caratteristiche non adatte all'ambiente sono morti, mentre solo i pochi fortunati in grado di arrangiarsi sono sopravvissuti e hanno fatto progenie. Meccanismo crudele, ma è così che gira il mondo. Ovviamente il caso agisce anche sulla progenie di questi individui fortunati, modificandoli leggermente e producendo delle varianti della specie ancestrale originaria. Se queste, di nuovo, saranno adatte alla sopravvivenza, prospereranno, altrimenti, come avviene quasi sempre, moriranno. Se poi la nuova specie è più adattata di quella ancestrale, potrebbe addirittura prendere il suo posto nel mondo, portando l'antenato all'estinzione. Ora che vi ho spiegato come funziona in breve questo giochino, penso abbiate tutti capito come questo principio possa essere utilizzato nella creazione di videogiochi per creare animali realistici, a basso costo, e senza la necessità di avere flotte di artisti o giocatori a lavorarci. Oltretutto in modo del tutto automatico. È sufficiente mettere su dei grossi server con questi ambienti simulati, oppure usare i computer stessi dei giocatori quando sono inattivi, per creare milioni di animali automaticamente ed in pochissimo tempo. Animali che poi gli sviluppatori potrebbero inserire anche nei loro giochi, anche in un ambiente generato proceduralmente. Dal menu a destra è poi possibile influenzare la sopravvivenza del singolo animale in vari modi.
Lo si può nutrire, uccidere direttamente, così come spostare nella mappa, irradiare con le radiazioni per mutarne la progenie, oppure inseminarlo con i geni di un altro animale per generare una progenie ibrida tra le due specie scelte. Giochi di simulazione come questo sono in realtà vecchi come il mondo. Il primo che ho conosciuto in vita mia era un piccolo programmino open source scritto in Java chiamato Biogenesis, che potete scaricare liberamente dal link in descrizione. Come potete vedere da questo screen, in realtà questo giochetto non permette di simulare forme di vita complesse come quelle viste in questo video, ma solo microorganismi stilizzati. Potete immaginare il mio stupore quando mi sono imbattuto in specie salve. Come Biogenesis però, anche Species è poco più che uno screensaver consuma risorse alla fin fine. Non ha un vero e proprio gameplay, ma è di fatto solo un programma didattico. Ho voluto comunque mostrarvelo per esporre le considerazioni che avete sentito in questo video. Ciò non toglie che, secondo me, questo sistema sfruttato adeguatamente possa portare un bel po' di soldi al suo sviluppatore. Banalmente, se distribuisse il suo programma gratuitamente e creasse un social network dove la gente possa caricare i propri animali e venderli, magari anche come oggetti 3D importabili in software come Unity o 3D Studio Max, potrebbe incassare una percentuale delle vendite senza rimetterci nemmeno una CPU per le simulazioni. La selezione darwiniana simulata può essere poi un'applicazione di successo anche in altri campi di impiego della generazione procedurale. Ad esempio potrebbe essere utilizzata in un altro campo quasi impensabile. La generazione di mappe per giochi strategici o sparatutto multigiocatore. Uno dei problemi più gravi che affligge gli FPS roguelike, e che ne impedisce la creazione di versioni multiplayer, è il non bilanciamento delle mappe fra le squadre. La generazione procedurale infatti può creare casualmente mappe dove ad esempio tutti i power-up o le coperture stanno da un lato solo della mappa. Questo problema è ad esempio evidente nei giochi della serie XCOM o in Frozen Synapse, gioco strategico a turni giocabile anche in multigiocatore che utilizza mappe casuali. Io, colpevolmente, nella mia rubrica non ne ho mai parlato, ma un giorno ho un video a riguardo conto di farlo. In questo gioco, la selezione darwiniana sarebbe secondo me un valido aiuto al bilanciamento del gameplay. Basterebbe infatti generare le mappe prima di farle usare ai giocatori su hardware dedicato e, sullo stesso hardware, far combattere fra loro due squadre di bot. Giocando in questo modo la stessa mappa per tante volte, sarebbe possibile selezionare per i giocatori solo quelle mappe in cui il numero di vittorie per le due squadre di bot più o meno si equivale, escludendo quindi dal gioco tutte quelle sbilanciate. Per finire, vediamo gli ultimi aspetti di Species Salve. Sempre dal menu a sinistra, è possibile vedere una mappa che mostra la distribuzione di tutti gli animali nel mondo di gioco. Generando una nuova partita, possiamo osservare l'ultimo aspetto didattico di questo titolo. Vi siete mai chiesti chi è l'antenato comune di tutti gli organismi sulla Terra oggi esistenti, cioè il tronco dell'albero genealogico di tutte le specie viventi? Una teoria ipotizza la passata esistenza di questo antenato, chiamato LUCA, abbreviazione inglese di Last Universal Common Ancestor, cioè antenato comune universale. Un possibile organismo unicellulare vissuto circa 3-4 miliardi di anni fa. Ma come è stato possibile che un organismo così semplice si sia poi evoluto nella vita multiforme che oggi conosciamo? Beh, semplicemente applicando i principi della selezione naturale, la vita si è evoluta per continue variazioni di LUCA, che hanno portato, in miliardi di anni, alle enormi differenze che ci sono fra un batterio, una pianta ed un animale. Questo aspetto dell'evoluzione lo possiamo osservare in piccolo anche in Species Salve. In questa partita ho scelto di iniziare la simulazione mettendo nella mappa 250 animaletti che più semplici non si può. Dei vermetti fatti da una testa ed un corpo capaci solo di strisciare. Vediamo cosa succede dopo pochi minuti di gioco. Ecco qua. Sono comparsi ora degli esseri con le zampe. Questa nuova progenie, molto più veloce ed in grado di percorrere lunghe distanze, cosa che l'antenato che avevamo visto prima non poteva fare, ha soppiantato i 250 animaletti che avevo creato all'inizio, portandoli all'estinzione.
Se lasciassi andare avanti la simulazione per delle ore, di sicuro questa nuova specie ne genererà altre in grado di colonizzare ogni ambiente della mappa, compreso il più inospitale, povero di cibo e freddo. Inoltre, l'abbondanza di erbivori ad un certo punto favorirà un'altra specie che, invece di mangiare vegetali, troverà più conveniente mangiare altri erbivori. Nascerà quindi almeno una specie carnivora. Il gioco fornisce poi un ulteriore modo per influenzare l'ecosistema di gioco con i rover. A questi robot è possibile dare ordine di nutrire, oppure uccidere, animali che hanno determinate caratteristiche. Possono inoltre essere direttamente pilotati anche dal giocatore. L'ultima trovata nazista di questo gioco ha un nome rassicurante: Asilo Nido. In realtà l'asilo nido è un posto della mappa dove il giocatore può darsi alla pazza gioia con l'ingegneria genetica senza che l'ambiente influenzi le sue creature. In questo posto è possibile imprigionare le creature che si vogliono e sottoporle ad ogni tipo di manipolazione. Si può cambiare tutto. Dal clima, alla quantità di radiazioni somministrata, fino al genoma di ogni singola creatura. Dei robot intanto si preoccupano di mantenere in vita e far riprodurre i propri scherzi della natura. Tutto questo ovviamente in prospettiva di lasciare ad un certo punto le proprie creature libere per la mappa e vedere come se la cavano. Queste creature saranno contrassegnate nel cladogramma, nome scientifico dell'albero genealogico che abbiamo visto finora, con un asterisco e con una nota che indica che sono specie create dal giocatore. Inoltre i rami del cladogramma a loro relativi, comprese le specie discendenti dal nostro esperimento, saranno contrassegnati in giallo. Alla fin fine, questo è l'unica cosa che assomiglia ad un gameplay in questa simulazione. Ora creo il mio personalissimo super animale inseminando una delle specie più prolifiche della zona costiera con i geni di questo animale che vive sulle montagne in branco. Vediamo se questa nuova specie vincerà la battaglia dell'evoluzione. Ecco qua. Tu, piccolino, assomigli tanto a papà. Ora faccio fuori tutti gli altri membri del lager, compresa tua madre, per farti crescere forte e sano. Fantastico. La mia super bestia sta dominando. L'ho posizionato nell'area a nord-est della mappa e sta dominando su tutti. Presto, espandendosi in tutto il mondo di gioco e dando vita a nuove sottospecie, dominerà su tutti gli altri. Io, forse impunemente, ho parlato di nazismo in questo video. Impunemente perché in realtà il nazismo ha, come tutti sapete, piegato il pensiero di Darwin alla sua visione distorta del mondo. Infatti non è certo il colore della pelle o l'etnia a definire se un uomo è adatto alla vita o meno. Men che meno deve essere un altro uomo a decidere su questa base chi deve vivere e chi no. Per finire il video con pensieri un po' più allegri, parliamo di nuovo di No Man's Sky. Volete sapere il mio parere? Dopo l'hype iniziale secondo me sarà un flop. In primo luogo per il prezzo esagerato, ed in secondo luogo perché di fatto è solo un gioco di esplorazione. In questo di fatto si può dire senza timore che è un remake di un vecchio gioco molto simile uscito negli anni 2000 e sviluppato da un italiano per il sistema operativo DOS, Noctis. Infatti, nonostante la grafica molto basilare, anche in Noctis l'unico scopo del gioco è l'esplorazione. Una roba che forse può interessare solo qualche nerdone e non di certo la mandria di bimbi minchia che compra i giochi su Steam. C'è da sperare solo in una componente sandbox interessante che possa attirare utenza, ma in questo frangente la concorrenza è davvero spietata. In ogni caso, se volete è possibile già vedere dei gameplay di No Man's Sky su internet. Alcuni, tra virgolette, furbi infatti hanno comprato il gioco a peso d'oro abusivamente prima del rilascio. Le critiche? Qualcuno dice che si può finire in meno di 3 ore ed è noioso. C'era da aspettarsi altro. Comunque, se cercate questi video abusivi, sappiate che non li troverete su YouTube, ma su un altro sito. Questo perché il nostro amato tubo ha pensato bene di censurarli. Cos'è? Paura di non vendere per caso, cara Sony? Ah! Prima che me lo chiediate. Sì. Ho messo link ai video di gameplay che sono su Pornhub in descrizione. Così potete guardarli pure voi senza i veli imposti dalla Sony e senza censure. Cosa dici?
Non me ne frega un cazzo se linko in un mio video o un sito porno, se questo contribuisce a fare in modo che i miei iscritti si facciano un'idea del gioco. Dovete solo provare a censurare tutto e anche questo video finisce su Pornhub. Arrivederci alla prossima.